Ciao Camello, come la stai? Qui Natale è macello, la gente non ce la fa più, parla solo di questo. Ma qual è il prezzo della benzina? Molto più grave, sì! Ma quale inflazione? De più, molto più grave! Ma quale guerra? De più! La gente parla solo della bissa di Flavio Briatore a 65 euro! Non ce la fa più, mannaggia le pescette! Se io chiedo 65 euro a un cliente, la bissa me la dà lui a me, sì! In pratica si è inventato la bissa col bada negra. No, non è una bissa razzista, Camel. No, è un tipo di prosciutto spagnolo. Sì, in pratica ha messo una cosa molto costosa che non c'entra un cazzo con la bissa per spillare più sordi agli italiani. E c'è gente che gli dà pure le sordi per mangiarla. Sì, ma me la invento pure una bissa così. E la chiamo bissa col prosciutto de cinghiale trionfale. No, Trionfale non è la qualità del prosciutto, Camel. No, è il quartiere di Roma, Trionfale. È pieno di cinghiale lì, eh. Ormai ne dà la per gambare o far politico o va a rubare. Che voi? È praticamente la stessa cosa, Camel. Ma quando li freghi i politici italiani? Infatti, tu ricordi Luigino, Camel? Bravo! Quello che ha mandato a quel paese tutti gli altri politici. Bravo, quello che diceva che tutti gli altri politici rubavano. Bravo, quello che diceva che se lasci il partito ti devi fare rieleggere. Bravo, quello che diceva che uno vale uno. E indovina che ha fatto? Sì, adesso che stava scadendo il suo mandato si è accorto che uno non vale uno. No, ma 15.000 euro al mese più il vitalizio. E invece di mandare a quel paese l'altri politici, a tutti i suoi ex elettori ha mandato a fan. La gente non ce la fa più a sdabresso le politici italiani. Ti dico solo che al referendum ci stavano meno elettori da riunione del condominio mio. Sì, secondo me alle prossime elezioni politiche si votano direttamente tra di loro. Che dici, Camel? Se sentiamo la crisi in Italia, no, ti dico solo per mettere pieno da benzina la macchina, ti diventa direttamente un rene. Sì, pensa che a Gando e benzinai ci hanno messo direttamente un consulente finanziario. Beh, prende un mutuo, mannaggia le bescette. No, Camel, non è colpa del governo che non fa un cazzo per le italiane, eh? No, la colpa è della guerra. Se tu leggi i giornali e guardi la televisione italiana, tutti dicono la stessa cosa, che abbiamo il governo delle migliori, ma se aumenta tutto è colpa della guerra. Sì, ci sta l'inflazione? È colpa della guerra. Ci sta la disoccupazione in Italia? Bravo, è colpa della guerra. Ti dico soltanto che l'altro giorno uno mi ha tamponato con la macchina, è uscito e mi ha detto: non è colpa mia, eh? È colpa della guerra. Che dici, Camel? Che ho fatto io? Gli ho dato una capocciata, oh. La guerra è guerra. Mo te lascio, Camel, sta entrando Flavio Briatore. Sì, mo gli vendo la bissa 80 euro e la chiamo bissa super. Perché la chiamo super, Camel? Perché invece dell'olio ci metto la benzina. Ecco perché costa così tanto. Anzi no, ho trovato. Mo gli vendo la bissa 100 euro perché ci aggiungo anche l'ingrediente speciale. Oh.